Allora, a questo punto io direi che possiamo iniziare e io do immediatamente il benvenuto agli autorevoli ospiti che hanno accettato l'invito a partecipare all'incontro che abbiamo organizzato oggi. Quindi saluto e ringrazio sinceramente per la loro presenza l'onorevole Irene Tinagli, Presidente della Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo. È con noi anche il dottor Pierpio Cerfogli, vice direttore generale di BPER, Banca Popolare per l'Emilia-Romagna, Andrea Mora, professore ordinario del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, oltre che stimatissimo collega avvocato, segretario generale dell'Associazione dei Civilisti Italiani, nonché Emanuele Orsini, vicepresidente per il credito, la finanza e il fisco in Confindustria. Mi perdoneranno i nostri ospiti se apro il dibattito con un ragionamento quasi banale, perché oggi è praticamente impossibile trattare qualunque tema di attualità senza finire per parlare di Covid-19. D'altra parte la nostra attualità, da qualunque parte la si prenda, è condizionata dall'emergenza sanitaria. Questo mese di marzo si sta aprendo esattamente come il marzo che l'ha preceduto l'anno scorso, cioè all'insegna delle chiusure progressive e di un'Italia sempre più colorata di rosso. Sembriamo ormai aver finito la palette degli arancione, dopo l'arancione più più, dopo il rosso meno meno, siamo ormai rassegnati a ricominciare a vivere in apnea in attesa di tempi migliori. Il fatto è che questo insopportabile virus non ha attaccato solo gli esseri umani, ha aggredito l'intero sistema paese, anzi gli interi sistemi dei paesi praticamente di tutto il mondo. Le nostre comunità hanno contratto il virus, un po' come gli individui che vi convivono, e così come accade agli organismi viventi, anche le nostre comunità hanno più o meno possibilità di sopravvivere a seconda di come si dimostreranno efficienti i loro sistemi immunitari. Anche le comunità hanno gli anticorpi. Il terribile stress test che stiamo subendo ha imposto e imporrà di erigere barriere immunitarie grazie ai migliori anticorpi di cui disponiamo. E tra i migliori anticorpi di cui disponiamo ci sono sicuramente il diritto e l'economia. L'economia ha il compito di trovare risorse e la politica, le istituzioni, attraverso il diritto, devono riuscire a creare ordine nel disporre di queste risorse affinché se ne possa massimizzare il risultato, il beneficio. Economia e diritto, quindi. Onorevole Tinagli, io mi rivolgo a lei per iniziare il nostro dibattito. Grazie ancora per la sua disponibilità e per il tempo che ci dedica. So che ci dovrà lasciare un po' prima della conclusione del nostro incontro per comprensibili e importanti impegni di natura istituzionale. Lei però ci può davvero aiutare ad allungare il nostro sguardo oltre i confini nazionali. Io vorrei rivolgerle una prima domanda a proposito di Next Generation EU, che è uno strumento potente, però per sua natura in questo momento temporaneo. Lei crede che ci siano gli elementi per poterlo trasformare in uno strumento permanente per rafforzare la capacità di investimento futuro dell'Europa? Guardi, questo è proprio uno dei temi di maggiore dibattito in questo momento a Bruxelles, perché noi da anni parliamo della necessità che l'Unione Europea possa avere degli strumenti per sostenere gli investimenti, aiutare i paesi a far fronte anche a momenti di difficoltà come questo. Chiaramente questo implica una grande, diciamo, solidarietà accompagnata anche a una grande responsabilità nell'usare bene delle risorse europee. Next Generation EU siamo riusciti a farlo, quindi Next Generation EU rappresenta esattamente questo tipo di sforzo, di solidarietà, proprio perché è stato dettato da una gravissima emergenza e perché in qualche modo è stato circoscritto, no? Quindi all'emergenza e quindi paesi più scettici nei confronti di un debito comune, di strumenti europei, si sono convinti come dire, a varare uno strumento temporaneo che potesse avere un obiettivo molto specifico, molto mirato. Però io penso che invece ci possano essere tutti gli elementi, se riusciamo a dimostrare
che uno strumento come Next Generation EU effettivamente serve, è utile, viene utilizzato con grande responsabilità dai Paesi membri, con davvero come un'opportunità per innescare quei meccanismi di crescita, di sviluppo, di investimento che altrimenti non sarebbero possibili e quindi diventa uno strumento di ripresa e anche di convergenza, cioè che aiuti davvero a superare le diseguaglianze che ancora rimangono all'interno dell'Unione Europea. Ecco, se noi riusciremo, per me è un po' un test, Next Generation EU, il passo di fare i titoli di debito comune che poi vengono ripagati dal bilancio europeo, la solidarietà nell'allocazione delle risorse. Questo passaggio, diciamo, politico-culturale è già stato fatto, anche se in via temporanea. Adesso serve solo il passo ulteriore, dimostrare che questo esperimento è vincente, che l'Europa della solidarietà serve, per fare il passo ulteriore, che è quello poi di rendere strumenti come questo degli strumenti permanenti, quindi fare in modo che questo possa diventare qualcosa che resta anche dopo la pandemia. Chiaramente, come dicevo prima, implica un'attività di, insomma, un senso di responsabilità, un utilizzo appropriato, oculato di queste risorse che aiutino davvero l'Unione Europea a crescere tutta insieme. La ringrazio molto, ma d'altra parte, mentre parlava, riflettevo gli interventi a sostegno dell'economia che finora sono stati messi in campo si sono resi possibili grazie soprattutto alla sospensione del patto di stabilità. Rientrerà in vigore? In che forma? E quello era chiaramente uno dei vincoli Certo, che sì. più ci ha legato negli anni passati. Esattamente, quindi noi abbiamo visto in questo periodo straordinario perché si è reso necessario anche in certo senso sospendere il patto di stabilità, perché l'Europa da subito non ha avuto a disposizione le risorse economiche da mettere in campo come Europa per sostenere i paesi di fronte alla crisi del Covid, alle spese sanitarie, alle spese per i ristori, eccetera. E quindi l'unica cosa che poteva fare all'inizio era dare via libera, diciamo, allentare i vincoli per consentire agli stati di fare debito proprio e intervenire. E poi dopo ci si è accorti che questo, insomma, non poteva bastare e si è messo in campo anche le risorse europee. Però resta poi il nodo di come gestire, come giustamente dice lei, le regole fiscali, questa sospensione del patto di stabilità. Quanto può durare? Cosa dobbiamo fare? Possiamo pensare che appena vediamo l'economia riprendersi, noi torniamo alle regole precedenti? E quindi anche questo è un elemento di grande dibattito. Io penso che noi ora siamo veramente a un bivio in cui dobbiamo anche avere il coraggio di rivedere tutto l'apparato di regole che ci siamo, di cui ci siamo dotati in Europa. Non in maniera, come dire, populista, di dire basta, via vincoli, basta, non vogliamo più regole, perché quando si sta in una comunità, quando si sta in unione, è importante avere delle regole comuni. Però apportare quelle modifiche che ci consentano di fare anche una transizione graduale, perché la crisi che abbiamo passato, che stiamo ancora attraversando quest'anno, è profondissima. E quindi gli stati hanno avuto bisogno di indebitarsi molto per dare una risposta alla crisi e infatti sono aumentati tantissimo tutti i debiti pubblici, non solo il nostro, tutti i deficit sono, diciamo, tutti stiamo sforando e però avremo ancora bisogno di tempo, ci vorrà molto tempo per tornare a una situazione normale e dobbiamo fare estrema attenzione che questo aiuto di sostegno all'economia non venga sottratto troppo presto. Quindi se noi non facciamo attenzione e lasciamo per esempio che le vecchie regole rientrino in vigore in maniera troppo repentina, cosa accade? Accade che poi gli stati smetteranno di sostenere le loro economie perché hanno il timore di quei vincoli che tornano e all'improvviso si rischia un collasso, quindi si rischia di bruciare anche quel po' di ripresa che pian piano stiamo cercando di alimentare con le misure e gli interventi europei. Per cui dobbiamo fare molta attenzione che gli strumenti europei, appunto, permangano, siano forti, ma che allo stesso tempo anche gli stati possano continuare ad investire per aiutarsi ad uscire
dalla crisi e quindi rivedere le regole, perché poi alla fine che succede? Se si mettono delle regole impossibili da rispettare, poi alla fine tutti o fanno finta di o le ignorano, si cerca il modo di aggirarle, alla fine diventano anche inutili. Facciamo un sistema di regole credibili, plausibili, non drastiche ma graduali, che aiutino e accompagnino i paesi a sostenere gli investimenti e a rientrare in una gestione fiscale, economica normale nei tempi dovuti, che saranno necessariamente tempi lunghi, e rivediamo anche quei parametri del patto di stabilità che purtroppo abbiamo visto hanno frenato gli investimenti, per cui noi abbiamo avuto un patto di stabilità che ha, da un certo punto di vista, aiutato a ridurre i debiti e a, come dire, far rientrare per esempio la crisi del debito sovrano che avevamo lasciato alle spalle, ma sono state regole che non hanno aiutato gli investimenti, e poi l'Europa ne ha pagato il prezzo perché poi si è fatto più fatica a crescere. Ecco, imparare dagli errori passati, cogliere le opportunità che purtroppo a volte possono arrivare anche con la crisi, e quindi l'opportunità di aver sperimentato nuovi strumenti, secondo me è il momento per rivedere queste regole e dotarci di nuovo assetto anche per gli anni a venire. La ringrazio molto, quindi mi aiuti a capire, insomma, quando di qui a breve indicativamente il debito di tutta la zona euro sarà in media sopra il 100% rispetto al PIL. Quello che ci sta dicendo è che rispetto a questo momento in cui stiamo vivendo la sospensione del patto di stabilità, stiamo vivendo una situazione di sospensione delle regole, il futuro prossimo non sarà quando questa bolla terminerà, un ritorno alle regole del passato, dovrebbe essere invece un superamento delle regole del passato in favore di un equilibrio più sostenibile e più coerente rispetto alle esigenze che nel frattempo sono maturate non solo in seno al nostro paese, che queste certo, difficoltà le vive da anni, ma anche del resto dell'Unione Europea. Forse essere stavolta un po' nel mal comune dovrebbe aiutarci ad ottenere qualche sensibilità in più, mi pare di capire che dovrebbe essere questa la strada per... Questo è il dibattito che stiamo facendo. Non le nego che non è semplice, perché lei può immaginare esattamente, insomma, anche da un punto di vista politico, ci sono paesi che sono più diffidenti, timorosi, che un allentamento delle regole, una revisione possa portare a un troppo, come dire, a un certo lassismo nella gestione dei bilanci pubblici. Però dobbiamo tutti essere consapevoli del momento che stiamo vivendo e del fatto che poi comunque i paesi dell'Unione, l'abbiamo visto in questo anno, siamo tutti così strettamente interconnessi che non possiamo ignorare anche le difficoltà e le crisi di un paese, perché poi l'effetto contagio si riverbera su tutti gli altri. L'Unione Europea bisogna o si salva tutte insieme o non si può pensare di abbandonarne dei pezzi. È ovvio che ci deve essere anche un senso di responsabilità, per questo parlo di, non dico di tracciare le regole, ma rivederle in un modo che aiutino a tutti i paesi a fare gli investimenti necessari e ad uscire gradualmente da questa fase di crisi per avere una ripresa più forte, più sostenuta. Quindi io questo è un po', diciamo, la battaglia che stiamo conducendo anche noi come delegazione nel Parlamento europeo. Il commissario Gentiloni, devo dire che è molto su questa linea. È chiaro che dovremo trovare un punto di equilibrio con le diverse sensibilità politiche che ci sono nell'Unione Europea, però insomma già l'anno scorso la Commissione Europea ha aperto una consultazione pubblica, un dibattito sulla revisione delle regole fiscali e della governance economica dell'Unione Europea, e quindi stiamo proprio ragionando su questi aspetti in questi mesi, e per questo ecco anche noi stiamo cercando di intervenire nel dibattito per sensibilizzare e far capire che noi dobbiamo davvero trovare un nuovo quadro di regole che aiuti l'Europa a ritrovare un sentiero di crescita, perché anche prima della crisi del Covid
È vero, alcuni paesi avevano ripreso a crescere, ma non si vedeva ancora quella crescita sostenuta che, per esempio, si vedeva in altri paesi extraeuropei. Quindi noi dobbiamo riflettere su questo e dare all'Unione Europea tutti gli strumenti per ripartire davvero in maniera sostenibile e forte. Onorevole, la ringrazio moltissimo. Noi siamo abituati appunto a fare questi confronti abbastanza veloci. Io a questo punto passerei la parola al direttore Cerfogli, ma le chiederei se si può trattenere un altro po' anche a farci compagnia. Direttore Cerfogli, di nuovo buon pomeriggio. Mi permetta di nuovo di ringraziarla personalmente per aver accettato il nostro invito. Io non posso non chiederle come le banche hanno affrontato questo periodo del tutto straordinario e soprattutto come prevede anche in vista della scadenza delle moratorie che si riuscirà a sostenere il tessuto economico produttivo, soprattutto a livello locale. Beh, intanto ringrazio io per l'invito e spero di essere, voglio dire, degno di questa opportunità che mi avete gentilmente concesso. Quindi ce la metto tutta con grande franchezza e grande onestà intellettuale, quindi vi dico un po' quello che penso e fra l'altro sono contento che poi un grosso aiuto ci verrà dato anche da dottor Rossini, che è una persona estremamente valida, capace e in grado di darci a sua volta sicuramente indicazioni molto interessanti. Allora, vale un po' quanto detto in precedenza, quindi appena adesso ascoltato con grande attenzione. Se da un lato occorre cambiare le regole, dal punto di vista del banking occorre probabilmente cambiare le lenti con le quali fino ad oggi abbiamo affrontato un po' il tema della concessione del finanziamento. Quindi anche qui siamo di fronte alla necessità di cambiare. C'è questo momento così inatteso, voglio dire, ma così potente di cambiamento ha rotto una continuità e una sequenza in base alla quale per il mondo delle banche era diventato, non dico facile, ma abbastanza intuibile prevedere quello che sarebbe potuto accadere a un'azienda, diciamo, nei mesi o negli anni successivi, perché c'era una sequenza, voglio dire, che difficilmente si sarebbe interrotta, per cui se succedeva A, probabilmente a seguire sarebbe successo B e poi C. Quindi il primo tema rilevante che segnalo è anche per le banche la necessità di abbandonare alcuni dei vecchi approcci e di trovare nuove modalità e nuovi modi e così anche nuovi perimetri, ecco, attraverso i quali cercare di indovinare e di aiutare un po' l'imprenditore a disegnare un suo futuro. Ecco, giusto per fare qualche esempio concreto, ecco, se negli ultimi tempi, ecco, si decideva di concedere affidamento, ecco, in base a una decina di indicatori quantitativi, quindi classici quozienti, voglio dire classici KPI, ecco, almeno metà di quelli oggi non servono più a nulla, perché questa discontinuità ha rotto una sequenza che poteva essere logica, voglio dire attesa e altamente probabile in passato e oggi lo diventa molto meno. Per cui stiamo cercando proprio con gli altri interlocutori di territorio, quindi associazioni industriali, quindi consulenti, commercialisti, camere di commercio, associazioni di categoria, ecco, abbiamo aperto alcuni tavoli proprio per provare a trovare nuove modalità con cui riuscire ad accompagnare le imprese verso il futuro, perché è un nuovo futuro. Paradossalmente, ecco, la prima sillaba di futuro è già al passato, perché fu, ma a questo punto è un futuro che non siamo stati in grado e non siamo in grado di preparare con vecchi paradigmi. Mi avvio un pochino a chiudere, quindi il tema diventa quello di trovare nuovamente un tavolo, compreso il tema politico che è assolutamente importante, parlavamo prima, giustamente si parlava di regole, un tavolo attraverso cui disegnare veramente i nuovi criteri con i quali accompagnare le imprese verso il futuro e, devo dire, questa forse è la parte più difficile, come auspicato anche dal nostro nuovo Presidente del Consiglio, con la capacità, non facile, non semplice, di capire chi ce la potrà fare e chi no. Perché è evidente che il sistema bancario non si può permettere di assistere chiunque da questo punto di vista, perché con questo tipo di contesto e con questi tassi non si può certo permettere
di sbagliare molte delle operazioni di sostegno. Quindi qui occorrerà veramente avere la capacità, insieme anche alle associazioni, insieme voglio dire, di capire chi ce la può fare e chi tutto sommato è. La sorpresa, devo dirvi, è quella che nei contatti frequenti che stiamo cercando di prendere con alcune azioni anche test su alcuni territori, mi avvio alla chiusura, ecco, devo dirvi che molto lucidamente, molto coscientemente, stiamo anche ricevendo le prime richieste di aiuto per riuscire a smettere in bellezza. Cioè stiamo trovando anche imprenditori che dicono: guarda, io un po' per età, un po' per quello che è successo, non ho più il desiderio e la voglia di prima, mi aiutate a trovare qualcuno che possa o acquisire la mia azienda o parte di essa o macchinari, voglio dire, per cui c'è anche questo possibile, ecco, questa possibilità di aiuto che non avrei certo immaginato, voglio dire, perché immaginiamo sempre l'aiuto a proseguire, non certo l'aiuto a smettere, ecco, voglio dire, come primo istinto, e dovremmo cercare di fare qualcosa. Nel frattempo, e chiudo veramente, abbiamo preso tempo con una serie di operazioni che, per quello che riguarda, poi non voglio certo stare qui a fare pubblicità, Biperbanca è una serie di operazioni incredibilmente numerosa, perché abbiamo fatto operazioni di sostegno in una quota doppia a quella nostra di mercato degli impieghi, ma vi do solo qualche numero velocissimo: abbiamo fatto più di 100.000 operazioni di finanziamento a sostegno, più di 100.000, di cui 80.000 sotto i 30.000 euro, con MCC circa 7-8.000 invece sono state fatte con Ismea, e una cinquantina di grosse operazioni con SACE, e circa 7.000, se ricordo bene, invece superiore ai 30.000, più tutte le moratorie. Pensate, abbiamo fatto ormai quasi 50.000 operazioni di moratorie, sospendendo 3 miliardi e mezzo di finanziamenti ai privati e 53.000 alle imprese, quindi di fatto 100.000 anche moratorie. Quindi tutto quello che si poteva fare in questo momento, ripeto, per comprare tempo, perché questo è servito soprattutto a comprare tempo, abbiamo cercato di farlo. Adesso però forse viene la parte più difficile, che non è più comprare tempo, ma comprare un futuro che sia un futuro certo e interessante. E credo che abbia molto bene sintetizzato le difficili scelte che probabilmente ci aspettano nel futuro a breve termine. Prima parlava di sorprese, forse un'altra sorpresa viene dal fatto che alcuni dati almeno parlano di un aumento del risparmio dovuto alle misure di contenimento della pandemia. Immagino che sia anche dovuto a una diminuzione dei consumi, la gente spende meno e quindi in un certo qual modo si trova nelle condizioni di risparmiare. Questo però senz'altro è un dato incoraggiante. Dal punto di vista di Biper, ci sono altri dati incoraggianti oppure dati che invece destano dall'altro canto una sorta di preoccupazione supplementare? Allora, intanto questo va commentato, anche se velocemente, confermo in pieno il tema dell'aumento della raccolta, ma non solo dei privati, anche quella delle imprese. Quindi molte imprese nel dubbio hanno acceso qualcuno dei finanziamenti a cui facevo cenno prima, magari poi depositando parte della liquidità in conto, legato al famoso non si sa mai, quindi un po' la liquidità del non si sa mai. E quindi confermo che non solo i privati ma anche le imprese hanno in diversi casi assunto un atteggiamento di prudenza più che di necessità di investimento per ora, ma non tutte. Ecco, l'altra grande sorpresa, almeno una delle altre grandi sorprese, è stato l'impulso allo sviluppo del digitale, assolutamente inatteso. Abbiamo portato fuori da ogni previsione su strumenti digitali anche la generazione un po' più anziana, che era abituata solo ed esclusivamente a recarsi in banca, ecco, a fare due chiacchiere, e questo devo dire assolutamente inatteso e con direi anche proporzioni assolutamente inaspettate. Quindi senz'altro questo momento di difficoltà ha accelerato di molto un processo di approccio al digitale che la banca da sola avrebbe sviluppato certamente in un periodo enormemente più lungo, E poi per quello che riguarda un po' le brutte sorprese, non ne ho in mente in questo momento, salvo il fatto, ma è una sorpresa relativa, che aumentano un po' i casi, un po' di sconforto, diciamo, e un po' di perdita di lucidità
e anche in qualche caso di fiducia sul futuro. Questi, voglio dire, è abbastanza capibile, ecco, perché il tempo, poi questa nuova recentissima ondata certamente non aiuta, ecco, chi era già un pochino in difficoltà. E quindi devo dire che chi non ha subito molto dalla pandemia sta proseguendo, anzi, recenti contatti hanno preavvisato bilanci 2020 addirittura anche migliori del 2019, ma sono settori, ecco, che non hanno avuto danni rilevanti. Settori che invece hanno avuto i danni più rilevanti, purtroppo, ecco, sono di fronte a una prospettiva futura ancora al momento alquanto incerta. La ringrazio molto. Insomma, è un tessuto imprenditoriale costretto a correre, costretto a rinnovarsi, costretto ad andare incontro al futuro. Forse anche le banche si trovano di fronte a questa stessa esigenza. Cambieranno i modelli di business, cambieranno i modelli di servizio. Anche le banche stavano vivendo un percorso che immagino l'emergenza pandemica abbia in un certo qual modo accelerato. Allora, senz'altro sì, poi siccome l'argomento mi appassiona rischierei di stancarmi e di farmi addormentare, però allora senz'altro sì. Fra l'altro devo dire che già le banche avevano l'esigenza di portare un po' di cambiamento al loro business model abituale e tradizionale, che questa situazione anche a nostra volta accelererà senz'altro. Proprio semplifico al massimo. Questo momento porterà senz'altro gran parte dell'attività transazionale, quindi incassi e pagamenti per capirci, e un po' anche le attività più elementari di consulenza, quelle un po' più basiche, fortissimamente sul digitale. Quindi sarà importante per la banca, per mantenere centralità nella vita delle persone e delle imprese, individuare nuovi bisogni nei quali la necessità di informazione e assistenza sia rilevante. Quindi questo momento accelera un pochino il tema digitale che accennavo prima, il fatto che le persone comincino, anche un po' le imprese, a poter fare già molta della parte transazionale senza una necessità di presenza e di consulenza. Ecco, e allora, oltre ai classici temi del finanziamento, dell'investimento, voglio dire che sono un po' quello della banca assicurazione, che sono un po' i temi portanti di questo momento, il banking dovrà essere capace molto velocemente di individuare altri 3-4 bisogni centrali, ecco, nella vita delle persone e delle imprese per la loro sopravvivenza e per il loro sviluppo, nei quali essere in grado proprio di fornire la stessa assistenza che fino ad oggi ha fornito nel assicurare il finanziamento, assistere all'investimento. E a proposito di trasformazione e di cambiamento, Biper non è seconda a nessuno in questo momento. State affrontando un grande processo di trasformazione. Diventate il terzo gruppo italiano per numero di sportelli e raccolta diretta, acquisendo quasi 600 filiali ex UBI e, se non ho letto male, circa 1,5 milioni, 1,4 milioni di milioni di clienti in più. Come vi siete preparati e come state vivendo questa svolta, credo che si possa definirsi storica? Beh, ci siamo preparati, devo dire, con un impegno straordinario e così una dedizione da parte di tantissimi colleghi veramente straordinaria. Anche perché, ecco, devo dirvi che c'è una coincidenza di tre fattori assolutamente straordinari. Il primo è la dimensione, ecco, ne faceva già cenno lei, è la prima volta che facciamo un'operazione che ci consente di incrementare le nostre masse, i nostri volumi, i nostri dipendenti, i nostri clienti di quasi il 50% in un'operazione sola. Quindi voi pensate che passiamo da 1200 a 1800 filiali, da 1300 colleghi a 1800, scusate, da 13.000 colleghi a 18.000 colleghi, quindi le masse aumentano fra il 40 e il 50% a seconda della tipologia. Quindi il primo elemento è una dimensione straordinaria, perché di operazioni simili ne abbiamo già fatte 40 nei 150 anni di nostra vita, ma tutte molto più piccoline, al massimo erano 70-80 sportelli, questa volta sono
Poi, secondo elemento che ha reso l'operazione particolarmente impegnativa è che è la prima volta che acquistiamo un ramo d'azienda e non una banca, una legal entity intera. Questo ha particolarità che non avevamo mai affrontato e che stiamo affrontando per la prima volta e che ci insegnano sicuramente anche per il futuro. E poi il terzo elemento, ecco, il tema di averlo dovuto fare durante la pandemia, che non è certo stato un fattore facilitatore e abilitante, quindi farò capire qual è la squadra che tengo, ma è qui necessario proprio un triplete di quelli alla grandissima, perché sono tre fattori veramente sfidanti al 100%. Poi però, ripeto, adesso è passata la prima settimana, quindi ci stiamo dando molto da fare anche per sistemare piccoli disallineamenti che è normale che ci siano quando si fa un'operazione così grande, ripeto, e così rilevante. Però, insomma, siamo veramente confidenti che questa sia un'operazione che ci porta veramente ai vertici del mercato, terza banca, con la capacità, spero, di restare però contestualmente anche una banca del territorio, di non dimenticare mai, diventando grandi, quanto siamo stati capaci nel tempo di essere attenti a quello che succedeva intorno a noi in ognuno dei territori in cui eravamo presenti. Quindi non solo una banca grande, ma una grande banca, perché è capace di essere ancora una banca che sa stare attenta ai bisogni delle persone e delle imprese. Direttore, la ringrazio moltissimo. La invito a rimanere, perché se non deve scappare non potrebbero arrivare domande dal pubblico, anche gli altri relatori potrebbero avere desiderio di intervenire. Io, prima di passare al professor Mora, perché ci parli della parte in diritto, anche dicevo tra i due anticorpi del nostro sistema immunitario, anche il diritto deve fare la sua parte, una curiosità, una domanda volevo porla nuovamente alla Presidente Tinagli, se mi sente. Il direttore Cerpogli ci ha fatto presente come anche le banche abbiano dovuto sopportare e supportare i propri clienti, il nostro tessuto imprenditoriale, i consumatori in generale, in questo difficile momento. Dal vostro osservatorio, in generale, il nostro sistema bancario è sufficientemente solido? Siamo in grado? L'economia, come dicevo prima durante la mia brevissima introduzione, può essere davvero un efficiente modello del nostro sistema immunitario per far fronte all'ondata che ci ha travolti in qualche modo? Sì, grazie, perché questo è un tema, diciamo, di cui abbiamo parlato tanto, soprattutto nei mesi scorsi, nei primi mesi, diciamo, della crisi pandemica. Devo dire che veramente le banche sono state preziose, noi dicevamo sempre, sono parte, per una volta, sono rispetto alla crisi dell'altra volta, questa volta le banche sono parte della soluzione, non del problema, per cui devo dire sono state davvero utili, hanno aiutato a tamponare l'emergenza, a sostenere il tessuto economico produttivo, le piccole e medie imprese, i risparmiatori, eccetera. Per cui chiaramente però insomma non è che siano invulnerabili, insomma le banche hanno tenuto bene, stanno tenendo bene, diciamo adesso vediamo, diciamo c'era stato non c'erano gli stress test perché erano stati sospesi l'anno scorso, però a luglio c'è stata questa vulnerability test dell'SSM, del sistema di vigilanza della BCE, che era abbastanza incoraggiante, quindi però insomma noi dobbiamo anche fare attenzione, perché man mano che la crisi continua, purtroppo si possono verificare problemi di insolvenze, si possono verificare crediti deteriorati che si accumulano, quindi le banche potrebbero nei prossimi mesi cominciare ad accusare un po' il colpo e quindi cercare di capire come aiutare il sistema bancario a reggere la potenziale onda d'urto che potrebbe arrivare nei prossimi mesi è sicuramente un tema all'ordine del giorno. Nei mesi scorsi la Commissione e noi come Parlamento abbiamo varato quelli che noi chiamiamo quick fix, cioè delle aggiustatine a delle direttive, a dei regolamenti, anche in questo caso, come abbiamo fatto per gli stati, anche per le banche, per allentare un po'
di requisiti o per i mercati, per cercare di aiutarle a reggere. Bisogna anche dire che fino ad oggi hanno retto bene, anche perché ci sono state misure, le moratorie, i sussidi, la cassa integrazione, il blocco dei licenziamenti, quindi questo ha aiutato, come dire, a congelare un po' tutta la situazione. Nel momento in cui ricominceranno, perché purtroppo noi lo sappiamo che arriverà un momento in cui dovremo anche provare a rientrare nella normalità, sappiamo che ci saranno o dei licenziamenti o comunque delle transizioni, ci saranno dei settori che non potranno tornare alla normalità, ci saranno imprese che magari erano già un po' in difficoltà anche prima del Covid, adesso reggono con un po' di sussidi, di ristori, ma probabilmente non riusciranno, non torneranno ad aprire. Ecco, tutto questo potrà creare delle pressioni, delle problematiche, quindi noi stiamo cercando di lavorare, intervenire, ora appunto in Parlamento stiamo lavorando, in Parlamento in realtà siamo già in fase di negoziato col Consiglio, la direttiva sul mercato secondario dei crediti deteriorati, per cercare di aiutare anche le banche in prospettiva futura, se dovessero riaccumularsi questi asset deteriorati, cercare di aiutarle a smaltirli, però sempre con una grande attenzione ai consumatori, perché in una fase di crisi dobbiamo anche fare attenzione alle famiglie, ai consumatori, ai risparmiatori, per cui dobbiamo sbilanciare questi aspetti. Ecco, garantisco che a Bruxelles su questo fronte c'è la massima attenzione. Nei mesi scorsi, devo essere sincera, mi sembra che sia andato tutto molto bene, c'è stata anche un'ottima collaborazione con la Commissione, col settore bancario, ci siamo interfacciati costantemente, ecco perché nelle fasi di crisi dobbiamo dialogare e ognuno deve rapportare la prospettiva del proprio settore per capire bene l'entità dei problemi, dove emergono e come si può eventualmente intervenire. Quindi cerchiamo di continuare così e anche di prevenire potenziali problemi. Però fino adesso veramente il settore bancario è stato molto molto utile. Un po' come il direttore Cerfoglia, anche lei ha espresso questa idea, che è poi quella con la quale si è presentato il nostro neo primo ministro, vale a dire cercare di investire soprattutto con riferimento alle imprese che hanno più possibilità di salvarsi, hanno più possibilità di affrontare con adeguatezza il futuro immediato. C'è forse però una soglia critica entro la quale anche le imprese più sane, quelle più moderne, quelle più capaci di rinnovarsi, possono sopportare in relazione alla massa invece di imprese o di consumatori che si troverà in difficoltà. Quello che voglio dire è ci sarà un momento in cui anche i soggetti sani, anche i soggetti capaci di rinnovarsi e di innovarsi rischieranno di essere coinvolti dalle difficoltà che presumibilmente l'altra parte del nostro tessuto si troverà ad affrontare, non riuscendo a superare il momento di difficoltà. Non so, era una riflessione, non so se c'è qualche cosa che si può aggiungere, Presidente, oppure è solo mio timore di fronte a questa prospettiva, ecco, che forse è difficile da intuire, da prevedere ora. Mi sente, Presidente? Onorevole Tinagli, mi sente? Ah, sì, no, dicevo, è solo un mio timore, non so se vuole aggiungere qualche cosa da questo punto di vista. Mi sembra che lei sia stata comunque ottimista nei confronti di ciò che ci aspetta a proposito degli interventi che possono essere messi in atto sia dal nostro sistema paese sia dalle istituzioni comunitarie. Sì, no, mi scusi, avevo capito che avesse interpellato il presidente Cerfogli, per cui ci siamo confusi di presidenza, diciamo. io sono di carattere ottimista, perché sennò non mi sarei messa a fare queste cose complicate che sto facendo, che
Non mi sarei messa in politica se non fossi, avessi avuto la forza dell'ottimismo che le cose si possono cambiare, si devono e si deve sempre spingere per il meglio. Allora, sono ottimista, diciamo, anche sulla base, al di là per la mia natura, sulla base di quello che ho visto in questo anno. A inizio della pandemia, davvero a livello europeo, la maggior parte delle persone con cui parlavo dicevano che l'Europa non poteva mettere in campo niente, che non si poteva fare niente, perché i trattati rendevano impossibile, perché oggettivamente ci sono molti vincoli all'azione europea, che i paesi non avrebbero retto, perché non si poteva pensare ad una maggiore solidarietà in un momento in cui gli stati tutti erano duramente colpiti al proprio interno, per cui la tentazione di chiudersi nei propri confini nazionali e dire ma va, io mi preoccupo dei miei, e invece nonostante tutto noi abbiamo visto una fortissima reazione da parte di tutta l'Europa, poi ovviamente con chi con maggiore convinzione, chi con qualche timidezza, però insomma alla fine gli accordi si sono fatti, gli strumenti si sono messi in campo, e le risorse si sono trovate, per cui questo mi ha dato l'ottimismo che dico, di cui parlo adesso, cioè aver visto paesi, 27 paesi diversi, governati da coalizioni diversissime, delegazioni e gruppi politici completamente diversi, che alla fine comunque riescono a mettersi d'accordo per andare avanti e far mettere in campo questi strumenti. Ecco, questo mi fa pensare che le cose si possono fare, cioè che ci sono le condizioni per fare bene. Poi è chiaro che, insomma, non è che questo, io lo dico sempre, anche aver approvato il Next Generation EU Recovery Facility non è il punto di arrivo, è il punto di partenza. Cioè non è che noi possiamo pensare, adagiarci, abbiamo firmato questo, abbiamo fatto il regolamento, adesso siamo tutti allegri e tutto a posto. No, questo è il punto di partenza di un percorso molto faticoso, perché questi strumenti, queste sono le risorse, adesso bisogna calarle nelle realtà nazionali, regionali, nei territori, bisogna realizzare dei progetti, bisogna insomma fare in modo di rispettare le tempistiche, bisogna fare in modo che questi si trasformino davvero in crescita, per cui figurarsi, la sfida è enorme, è da far tremare le vene nei polsi, ma penso anche che a volte le persone, ecco quello che ho visto anche a Bruxelles, tante persone che, come dire, eravamo abituati a pensare a questa persona è quella più ostile, più dura, eccetera, ma quando ci si trova nelle emergenze la consapevolezza della necessità di lavorare insieme riesce ad emergere e far arrivare a dei risultati. Quindi io mi auguro che questo spirito ci accompagni ancora, che ci accompagni non solo a Bruxelles ma anche in Italia, perché a volte in Italia l'Europa c'ha mille vincoli, limiti, trattati incompleti, eccetera, eccetera, però poi alla fine sarà lenta, sarà burocratica, però certe cose si fanno prima a Bruxelles di quanto non si possano a volte fare in Italia, non si sa perché, per cui dobbiamo metterci tutti a correre, anche noi, a lavorare insieme col dialogo. In queste situazioni le bandierine ideologiche eccetera non aiutano a nessuno, ci vuole un po' di sano pragmatismo e di capacità di dialogo e di ascolto e di mettere insieme le varie problematiche per arrivare a delle soluzioni per l'interesse comune. Ringrazio. Abbiamo un parterre di relatori troppo autorevole, i presidenti e i direttori sono troppi. La ringrazio davvero molto, so che a minuti si dovrà scollegare, quindi davvero non le faccio perdere ulteriore tempo, ma la ringrazio moltissimo per la sua pazienza e per il tempo che ci ha dedicato. Io a questo punto coinvolgo il professor Mora. Professore, dicevo all'inizio nella mia breve introduzione, una parte la deve fare l'economia, una parte riguarda le risorse che si debbono trovare, una parte riguarda le risorse che debbono essere messe in campo, d'altra parte però serve un criterio per gestire queste risorse in maniera tale da massimizzarne il beneficio, e criterio che non può che provenire dal regolatore, non può che provenire dal mondo del diritto, che deve fare la sua parte affinché non le risorse non vengano perdute, affinché in un momento di così grande
difficoltà e prevedibile confusione non, i danni prodotti non siano oltre quelli che prevedibilmente dovremmo misurare. E da questo punto di vista il diritto sta facendo la sua parte, che cosa sta succedendo? Ma intanto ringrazio l'Avvocato Colomba per l'invito, per l'opportunità di riflettere su questo argomento. Devo dire che il giurista normalmente si colloca in una posizione di osservazione, di osservatorio delle regole e poi le esamina, le applica. Qui siamo in una situazione emergenziale e quindi anche i giuristi fanno la loro parte. Prima di fare alcune considerazioni su questi interventi normativi, però vorrei dire che, visto che c'è ancora la Presidente Tinaldi, io reputo che questa situazione sia stata, dal punto di vista della visione europea, ad oggi un grande successo, cioè nel senso che l'Europa ha dato quella tranquillità, quella serenità a tutti noi che non avevamo prima della pandemia. C'erano molti impulsi statalisti, situazioni veramente che mettevano in discussione la funzione e il ruolo dell'Unione Europea. Invece, devo dire, questo successo per ora è temporaneo, ma mi auguro veramente che sia una, come dire, una situazione dalla quale uscire tutti più rafforzati e la stessa Unione Europea. A questo riguardo noi privatisti abbiamo da tempo in essere un tentativo di un codice privato europeo. Già si insegna nell'università il diritto privato europeo, ma ha bisogno di una sistemazione, e anche questo, cioè le regole comuni, le regole, diciamo, le norme comuni sono molto utili per proseguire questo processo di unificazione, che non è solo bancario o finanziario, ma è anche di norme giuridiche, di regolamenti privatistiche e non solo. E quindi in questo quadro sicuramente entriamo anche a esaminare quelle che sono le problematiche nostre domestiche, dove sostanzialmente abbiamo affrontato questa pandemia in un'occasione secondo me un po' persa, cioè l'occasione di fare delle riforme. In momenti eccezionali il legislatore può mettersi alla prova riformando certi sistemi. E a parte il sistema della pubblica amministrazione, il sistema della giustizia ha bisogno di riforme, al di là delle vicende che sono emerse recentemente, ma in generale noi che siamo operatori del diritto sappiamo benissimo che abbiamo bisogno di riformare la giustizia in generale. E quindi se c'è una cosa che posso in qualche modo rimproverare al mio collega Presidente del Consiglio, che è un giurista precedente, è che non ha avuto la capacità in questo momento, ovviamente difficile, difficilissimo da affrontare, di intraprendere delle riforme. Cioè è adesso il momento nel quale possiamo fare le riforme. Il temporary framework dell'Unione Europea ci ha consentito di salvare la nostra economia, e però ci deve dare anche un motivo per riformare le nostre istituzioni, un sistema che per certi versi è ancora impostato al 1860, e quindi non possiamo continuare a vivere in uno sistema di questo tipo. Abbiamo, come molti di voi sapete, questo codice della crisi d'impresa, sul quale io ho forti perplessità, non fosse altro perché è stato redatto da una commissione prevalentemente di magistrati, quindi il legislatore ha in qualche modo abdicato, la politica ha rassegnato nelle mani di giudici che sono bravissimi ovviamente, ma che hanno una visione molto parziale del sistema della crisi d'impresa, e abbiamo un codice che non è entrato in vigore e che è entrato in vigore solo per appesantire sostanzialmente le piccole e medie imprese, obbligandole ad adottare dei revisori che poi insomma hanno poca funzione. Quindi il messaggio che volevo lanciare come motivo di riflessione è proprio quello: abbiamo bisogno di riforme
consistenti, strutturali, anche nel mondo del diritto, e quindi è il momento di farle. C'erano state costituite grandi commissioni di studio, eccetera, ma poi non ci sono mai delle risposte. Quindi anche noi giuristi siamo chiamati a questa attività, e vorrei che la politica si facesse carico di queste tematiche. Nel frattempo, e poi magari prendiamo in considerazione qualcosa, però per dare uno spunto al direttore Cerfogli, è entrata in vigore il 1° gennaio del 2021 questa nuova disciplina del default bancario, che è una vicenda che è entrata in vigore sotto silenzio, ma che aggrava moltissimo la classificazione dei crediti deteriorati e la posizione di default sia delle imprese che dei privati. Anche su questo è vero che fino ad ora abbiamo lavorato prevalentemente per guadagnare tempo, ma siccome questo tempo sta per scadere, il ruolo della BCE e dei sistemi predittivi sul sistema bancario non è banale. E anche su questo dovremmo un attimo riflettere, perché se dovessimo tornare a una situazione la quale si dice decidiamo chi sono i soggetti da salvare e quelli da non salvare, la BCE ha un ruolo molto importante, perché le ispezioni della BCE mi pare che in quest'anno non siano ancora intervenute sul sistema bancario, ma prima o poi riprenderanno, e quindi dovremo fare i conti tutti anche con queste cose. Questa era solo una piccola introduzione, una considerazione introduttiva che volevo fare. Ecco. Grazie professore, tutte riflessioni sacrosante, sia per quel che riguarda le riforme che nel mondo della giustizia. Questa situazione non ha fatto altro che rendere ancora più evidente quanto il mondo della giustizia abbia necessità di riforme, e di riforme considerevoli. All'inizio in marzo dell'anno scorso noi abbiamo semplicemente rischiato di bloccare l'intero settore della giustizia, che ha trovato una sua prosecuzione temporanea grazie al telematico, grazie a interventi che hanno buttato il cuore oltre l'ostacolo, ma che un po' di tempo fa riflettevo su questo, mi era capitato di sentire tra le varie definizioni date a questo odioso virus la definizione di virus della verità, cioè di un virus che mette a nudo effettivamente la consistenza, la capacità di reazione, l'efficienza dei sistemi che attacca. Ed effettivamente è quello che è successo al nostro sistema giustizia. Immediatamente se ne sono venuti alla luce quelli che per anni abbiamo considerato come i suoi punti deboli, ma in tutta la loro potenziale pericolosità. Gli interventi che si sono succeduti da quando l'emergenza è nata, gli assetti che sono stati battezzati con il succedersi di DPCM, con succedersi di normative dal sapore prettamente emergenziale, si sono rivelate efficienti? C'è qualche cosa? A cosa abbiamo assistito? Ma io penso che non siano stati poi tutti così negativi per le finalità che ci siamo detti. Ad esempio, nel settore bancario abbiamo visto che questa posizione del medio credito centrale ha consolidato le situazioni, dei finanziamenti alle imprese con una controgaranzia statale. E poi abbiamo assistito anche a importanti operazioni fatte dalla SACE, e in generale il nuovo ruolo della Cassa Depositi e Prestiti, che è un ruolo molto fondamentale, è un po' lo scrigno del nostro paese, che interviene sicuramente a sostegno dell'economia. Io penso che ci siano alcuni problemi che non siano stati risolti, fondamentalmente quello del regresso di questi garanti, cioè nel senso che se dovesse capitare che i garanti vengono escussi, d'accordo, sicuramente le banche avrebbero le loro garanzie
dal punto di vista finanziario e quindi sarebbe positivo, ma manca sostanzialmente una norma di raccordo in relazione all'escussione di queste garanzie, nel senso che il regresso SACE porterebbe la SACE a fare un'istanza di fallimento in caso di mancato pagamento del rimborso, tanto quanto avrebbe potuto fare la banca. Quindi da un lato assistiamo a questi patrimoni destinati, non so se avete avuto modo di parlarne, che sono patrimoni con un ingresso diretto nel capitale, nell'equity della Cassa Depositi e Prestiti. E dall'altro non abbiamo una norma equivalente che consenta in qualche modo di convertire il regresso in capitale, cioè di convertire credito da regresso in capitale. Quindi il rischio che si guadagni soltanto tempo, è vero che si sostiene, diciamo in qualche modo, il sistema bancario, ma poi si ripercuote sulle imprese il mancato pagamento del debito garantito da garanzie statali. Ecco, questo secondo me è una lacuna che deve essere assolutamente colmata, perché diversamente si tratta soltanto di posticipare gli effetti di un inadempimento, degli affidamenti bancari, ma prima o poi questo nodo viene a pezzi. Ci sono stati anche degli interventi che io reputo positivi, uno che riguarda il nostro territorio, sul quale si potrebbe magari la prossima volta parlare più approfonditamente, è l'intervento sul pegno rotativo dei prodotti in generale DOP. Noi sappiamo che c'erano già queste norme sul parmigiano reggiano, sul prosciutto di Parma di San Daniele, sono stati estesi i pegni rotativi anche ad altri prodotti di OP. In particolare mi risulta che appunto siano stati erogati numerosi finanziamenti nel settore del vino, ad esempio, che in precedenza non riuscivano le banche a effettuare perché lo spossessamento del vino non era, delle bottiglie di vino non era agevole, mancava il regolamento del pegno non possessorio, e quindi diciamo erano norme inapplicate. Invece oggi, e su questo guarda, quando vuoi, se tu me lo dici la settimana prima per quella... Sì, c'è stata un'interruzione. Stavo dicendo che appunto il pegno rotativo su prodotti agricoli alimentari DOP e IGP è stato introdotto nel decreto Cur Italia, e io penso che sia una norma molto positiva e che da un lato garantisce le banche con il pegno rotativo, quindi diciamo la merce continua a girare il magazzino, a uscire dal magazzino con la garanzia reale e non solo con la garanzia sul bene. Ecco, questo lo ritengo che sia uno strumento applicativo molto interessante. Grazie professore, lei ha sollevato il tema della risposta delle istituzioni, delle riforme. Io adesso passerò la parola al vicepresidente Orsini, però se il dottor Cerfogli, se il direttore Cerfogli è ancora collegato con noi, ecco, sarei curioso dopo l'intervento di Emanuele Orsini di risollecitarlo proprio per chiedergli un parere sull'aiuto, sull'efficienza degli strumenti che dal punto di vista delle istituzioni sono stati messi in campo. Prima però passo a questo punto davvero la parola al vicepresidente Orsini, vicepresidente di Confindustria con delega al credito, la finanza e il fisco. È collegato? Ci sono, Vittorio, ciao, buon pomeriggio, spero che tu mi senta bene. Ti sento benissimo, grazie mille Emanuele. Sono a Roma ma ho pochissima banda, non so come mai, speriamo. Abbiamo visto che ti sei collegato e scollegato più volte, non so se sei riuscito a seguire il filo delle relazioni che ti hanno preceduto. Purtroppo no, sono momenti caldi in ogni modo, pertanto lo immagino.
lo immagino, però io sarei curioso a questo punto di chiederti dal punto di vista delle imprese, questo è il tema, le imprese, come hanno vissuto, quali sono le prospettive, che cosa ci dobbiamo aspettare, cosa ci dice il vostro osservatorio in Confindustria? Beh, guarda, io secondo me bisogna che noi partiamo dando un perimetro di dove siamo, facciamo una fotografia. È logico che l'abbiamo sentita tante volte, ma tutte le volte che Fambiere partecipo a importanti discussioni credo che sia giusto ribadire cosa succede, cosa è successo nel 2020. Cioè nel 2020, insomma, il nostro mondo, nel primo semestre, il mondo industriale ha perso un 18% del proprio PIL. Il terzo trimestre siamo riusciti, grazie all'industria, a fare un più 15,9. Abbiamo chiuso comunque, non ci dobbiamo dimenticare, il 2020 con un meno 8,9% del PIL. Quindi sono numeri importanti che però sono andati a impattare. Io credo che il numero principale da sottolineare sia quello che, insomma, il mondo industriale, la produttività industriale è calata il 25%. E sono numeri insomma mostruosi. I servizi un 40% di calo. E il consumo delle famiglie, che anche questo credo che poi dopo, fatemi dire, saluto Pierpio, che è sempre un amico, che insomma lui saprà darci anche lui sul mondo del sistema finanziario e bancario, insomma sono calati i consumi delle famiglie di un 17,9%. Cioè, quindi sono numeri importantissimi che sono calati, sono numeri che hanno dato, sono significativamente, danno una foto di un momento complicato. È logico che però tutto questo ha generato cosa semplice, insomma voglio dire che nel momento peggiore di quello che vi ho appena segnalato, il mondo delle imprese ha evidenziato un aumento del proprio debito dell'8,5%, quindi sono numeri importanti. So che prima il dottor Mora sono riuscito a collegarmi solo un attimo dove evidenziava insomma gli strumenti che sono entrati in campo, che sono gli strumenti grazie, insomma, con fiducia si è battuta tanto, ma sono gli strumenti che sono entrati anche col decreto liquidità, ma diciamo il sistema delle garanzie con il Fondo Centrale di Garanzia, che ha dato quasi 150-160 miliardi di garanzie, il mondo SACE, che ha dato, diciamo, per un totale di 1.500 operazioni circa 21 miliardi di garanzie. Poi a questo dobbiamo sommare 1,3 milioni di moratorie per un totale di circa 170 miliardi. Insomma, stiamo parlando di una montagna di 300 miliardi di euro di debiti che, come vi dicevo prima, impattano per un 8,5% in più dell'indebitamento delle imprese. Sono numeri mostruosi. Allora, che cosa ha fatto Confindustria da subito? Ha fatto un ragionamento semplice. Il ragionamento che ha fatto è di capire questo debito generato, se il cash flow delle aziende, diciamo, e qui bisogna fare un ragionamento importante, dobbiamo cominciare a spacchettare il mondo delle imprese in settori, perché sappiamo benissimo che sono settori che hanno reagito in maniera, fatemi dire, performante, che sono riusciti a mantenere le proprie quote di mercato, invece abbiamo settori che sono andati in notevole calo e difficoltà. Se pensiamo al settore dell'ospitalità, voglio dire, hanno perso milioni di debiti, milioni di introiti, generando milioni di debiti. È logico che tutto questo, andandolo ad analizzare, abbiamo fatto una cosa semplice, cercare di capire il cash flow generato per settore, se riusciva a rientrare nel debito, diciamo, messo in campo dal decreto liquidità, che voi tutti ricordate che è di 6 anni. E l'esercizio ha dato purtroppo dati negativi, cioè il mondo dell'impresa, dell'industria, è passato da un debito medio di 2,2 anni di capacità di rientro, diciamo, generato nel cash flow, cioè quindi il cash flow generato nel rientro o 2,2 anni pre-Covid, siamo passati a 5,4 anni. Quindi capiamo benissimo che in ogni modo i 6 anni messi in campo non possono funzionare, quindi serve assolutamente un allungamento del debito. È logico che questo vuol dire modificare le regole che oggi sono in campo, perché gli aiuti di Stato di oggi che sono, diciamo, predisposti dall'Europa non sono sufficienti, quindi io mi auguro che questo governo possa lavorare da subito a generare una modifica degli aiuti di Stato. Poi vi do altri dati che credo che siano interessanti, visto che parliamo, mi avete chiesto anche questo, no? Il commercio è passato da 2,2 anni di capacità di rientro a 11 anni e mezzo. Non penso che abbia bisogno di essere commentato il dato, no? E il settore invece dell'ospitalità è passato da una capacità di rientro del debito da 2 anni e 6 anni. Quindi è logico che una delle prime cose da fare
e poi dopo magari parliamo un attimo, se vuoi, Vittorio, di recovery e parliamo di quello che può servire, di quello lato impresa, cioè, però io credo che una delle prime cose da fare è quello di poter dare respiro alle nostre imprese di poter restituire il debito, perché sennò il rischio è semplice, guarda, il tema vero è che se gli imprenditori oggi sono concentrati nella restituzione del debito per stare dentro al range predisposto, diciamo, dal decreto liquidità, facciamo una cosa semplice, che l'imprenditore dentro alla ruota di criceto che per poter pagare il debito non genererà PIL. Ma perché? Perché non farà nuovi investimenti. Quindi per poter fare nuovi investimenti abbiamo bisogno di allungare il debito, e allungando il debito a questo punto possiamo pensare che le nostre imprese continuino a investire. Poi dopo è logico che dobbiamo affiancarlo con strumenti che servono, come può essere la transizione 4.0, che possono aiutare in modo fiscale le aziende a ripartire velocemente. Però una delle prime cose da fare è assolutamente questa. E poi ti dico, altra cosa che è evidenziata è che invece una parte dei risparmi, fammi dire, delle aziende prudenti, diciamo delle persone fisiche prudenti, perché c'è anche una grande massa di risparmio in più, è anche questo, capire questa massa come possa essere messa a beneficio del mondo produttivo dell'impresa. E fammi dire, oltre al sistema bancario, bisognerà cominciare a parlare di un'educazione, come dire, lato impresa, anche lato nostro, su utilizzare altri strumenti, come non strumenti solo bancari, ma strumenti di finanza alternativa. Ci sono strumenti come il fintech, il private equity, che diceva prima il professore Mora. Insomma, io credo che bisogna cominciare a pensare a una, fammi dire, a provare a pensare cosa vogliamo effettivamente del nostro paese, non solo per la ripartenza, ma qual è l'obiettivo vero dove noi vogliamo arrivare. Perché ci viene data questa grande opportunità, vedi, che sarà, diciamo, il piano recovery, e ti dico già da quello che credo, che penso che possa servire da subito, serve subito una governance, che serve una governance chiara del piano, perché oggi è vero che è stata la governance sarà data dal presidente del consiglio al MEF, ma credo che serva che ci sia un'interlocuzione delle parti sociali da subito per capire quali sono gli obiettivi più performanti. Perché guarda che lato impresa, noi sappiamo diciamo, i settori che possono performare di più e che possono avere sviluppo immediato da sprigionare a terra quell'energia che serve per ripartire. E quindi affiancare chi costruisce il piano credo che sia indispensabile. E poi, fammi dire, io la divido il lato governance e il lato execution. Sul lato execution servono cose che tutti quanti noi, ormai la politica, diciamo, ci ha sempre detto ma non mai fatto, sono le vere riforme di questo paese. Riforma della pubblica amministrazione, se non si mette a terra nulla, e quindi se non si ha una riforma vera della pubblica amministrazione ci troviamo ancora qui, e dopo ti dirò qualcosa sul 110%, su questo super bonus che è un grande volano, ma se è imbrigliato dalla burocrazia perché non riesco neanche a fare l'accesso agli atti, capisci che abbiamo un problema di partenza. Cioè abbiamo misure straordinarie che possono andare a terra e sprigionare energie, ma se non abbiamo queste, diciamo, execution importanti di modifica messa a terra di quello che è, diciamo, le riforme che fanno da collo di bottiglia del paese, faremo fatica. E l'altra è la riforma fiscale. Oggi la riforma fiscale, io credo che quando arriveremo a questo nodo, mi auguro che il Presidente del Consiglio si interfaccerà con noi. Noi abbiamo già fatto un'audizione a Camera e Senato, come abbiamo già detto, e abbiamo dichiarato che l'IRPEF attuale è fatto dal dottor Frankenstein, cioè è un collage insieme di cose attaccate dove ormai non riescono più neanche a dialogare tra di loro. Cioè non abbiamo più la progressività, abbiamo dei punti di picco che si perdono. Io credo che quindi anche su questo tema non può essere fatta solo sull'IRPEF, ma la riforma fiscale deve avere una riforma tutto tondo, e fammi dire, non può essere una riforma fiscale fatta come precedentemente. Sì, sono stati stanziati 8 miliardi nella legge di bilancio sulla riforma fiscale, ma di cui 6 vanno agli assegni alla famiglia e 2 sono inerenti alla riforma fiscale. Questa non è una riforma fiscale. La riforma fiscale deve essere fatta, che parte dall'IRPEF, IRCE. Oggi il tributo valgono 540 miliardi circa. Abbiamo bisogno che questa riforma venga fatta in modo complessivo. E ci sono cose, come ti dicevo prima, inerente a alcune misure, che io credo che sono misure che però anche qui dobbiamo dirci le cose come sono. Il super bonus e il bonus sono una misura che noi abbiamo sostenuto dall'inizio. Noi, ANCE e ABI, diciamo, abbiamo lavorato col sottosegretario di Stato allora, Riccardo Fraccaro,
E da subito abbiamo capito che questa misura, che può veramente sprigionare un PIL pazzesco, perché solo diciamo nel dopoguerra, no, si utilizzava, sono l'edilizia ha fatto ripartire il paese, l'edilizia mette a terra il 25% del PIL del paese, che quindi coinvolge moltissime attività, diciamo, nella costruzione di un fabbricato, però non possiamo pensare che sia così miope da non avere un orizzonte temporale che almeno arrivi a fine 2023. Perché se no questa è una misura, guarda, che il 2021 sarà pieno per tutti. A fine 2021 le imprese saranno titubanti se prenderà altri contratti, perché hanno una paura semplice, non arrivare a fine 2022 di poter realizzare i lavori e quindi ad entrare in penale, oppure non fare utilizzare il credito d'imposta generato dalla misura alla fine dei lavori. Cioè, quindi se vogliamo che questa misura funzioni deve avere un arco temporale lungo, e benissimo il fatto che sia stata resa bancabile o cedibile n volte. Stessa cosa, noi lo stiamo chiedendo con forza, deve essere fatta a transizione 4.0, che è tutto l'ammodernamento degli stabilimenti, diciamo, di tutto quello che è gli impianti, diciamo, dei nostri settori importanti del paese. Credo che, insomma, poi per aggiungere, insomma, n cose, però non voglio neanche, insomma, stare a rubarti giustamente tanto tempo, però credo che oggi si debba veramente pensare a cosa vogliamo di questo paese, a che trasformazione vogliamo. Insomma, il piano ci sta dicendo che dobbiamo avere una trasformazione dove si deve stare attenti alla sostenibilità, diciamo, attenti all'attenzione al futuro. Bisogna che noi anche su questi temi dobbiamo arrivarci in modo, diciamo, progressivo. Il 110 va su questa direzione, il fatto che noi inquiniamo meno. È logico che sappiamo benissimo tutti che l'inquinamento non è dato, sì, è dato dalle auto, ma la maggior parte dell'inquinamento è dato dalle caldaie delle case. Cioè, quindi dobbiamo fermarci e cercare di avere una visione ampia. Poi, ribadisco, Confindustria si è resa anche disponibile ad aprire le proprie aziende a vaccinare le persone. Se non si vaccina le persone velocemente, io credo che non si riesca a uscire in modo rapido dalle secche. Noi rappresentiamo 5,5 milioni di persone come Confindustria. E se facciamo una media di 2,3, che è più o meno la media familiare di chi lavora all'interno delle nostre aziende, abbiamo la capacità vaccinale di 12 milioni di persone. Siamo pronti a fare protocolli, siamo pronti a sostenere e, fammi dire, ad aiutare le persone che lavorano all'interno delle nostre aziende, però ora dobbiamo fare presto, perché non possiamo pensare, tu sai che io sono arrivato da Modena sono a Roma e oggi è veramente complicato girare, è veramente complicato fare relazioni, è veramente complicato poter costruire le necessità che servono alle nostre imprese. Quindi prima noi riusciamo a essere liberi, Modena oggi è rossa, da domani, come Bologna, e credo che, insomma, non possiamo fare altro, non è che io sto contestando, anzi, figuriamoci, i dati purtroppo raccontano un quadro di grandissimo peggioramento sulla nostra città, e quindi io mi auguro effettivamente che invece che questa chiusura possa aiutare a riprendere un po' tutta l'economia. Emanuele, ti ringrazio molto. Mentre parlavi, però, una curiosità mi è venuta. Parlavi di un forte allungamento delle tempistiche di rientro del debito, questo forte allungamento delle tempistiche di rientro dipende da una contrazione della capacità produttiva, quindi da una contrazione degli utili. Quello che voglio dire è dipende da situazioni contingenti che possono auspicabilmente andare progressivamente a risolversi, oppure voi ci vedete un allungamento delle tempistiche, una contrazione strutturale, sistematica, a cui ci dobbiamo abituare anche a lungo termine? Ma guarda, allora, io credo che sia un mix di temi da considerare. Allora, abbiamo, come dicevo prima, dobbiamo cominciare a abituare a ragionare come si faceva una volta per settore. Perché questo ormai è un vincolo di cui è imprescindibile. Cioè, quando io ti dico che il commercio passa da una capacità di rientro di debito da 2 anni, cioè, quindi un settore sanissimo, una capacità di rientro di 2 anni, è un settore strasano, a 11 anni vuol dire che quel settore ha preso una botta tale per cui ha bisogno di tempo di allungamento. Allora, quell'allungamento, sì, uno, se, tu mi fai due domande, uno, se è dato
da una strutturalità oppure diciamo da una contrazione di margini oppure di modifica di mercato. Turismo, crediamo che sino al 2023 non ci sia una grande ripresa, ma oggi chi è che si affronta un viaggio? Io ho un mio commerciale che deve partire il 17-18 di marzo, deve andare in Centro America perché abbiamo delle grandi commesse, deve andare per forza, ma quindi va per lavoro, arriverà in Centro America, deve fare 12 giorni di quarantena perché gli fanno fare i primi 5 giorni, fanno il tampone appena arrivato, poi lo isolano, 5 giorni dopo il primo appena arrivato il tampone, poi dopo se il tampone è negativo ce lo liberano, comincia a lavorare. Poi torna in Italia perché è un paese e deve stare a casa 14 giorni. Io quel commerciale per fare 4 giorni in Centro America mi sta a casa 25 giorni, il commerciale. Tu quando pensi che possa ripartire il turismo vero? Cioè quando è che uno dice io oggi bene vado a fare un viaggio a Roma? Oggi Roma è deserta, abbiamo girato per Roma oggi perché abbiamo fatto incontri e Roma è una città che è abituata come siamo abituati noi, non c'è nessuno. Allora, quel settore però cosa impatta? Trasporti? Sicuramente, ma i trasporti dietro hanno chi costruisce l'autobus, chi costruisce gli aerei, chi costruisce il catering per gli aerei, c'è tutta una filiera che impatta talmente tanto che quindi tu devi combinare l'effetto della ripartenza, diciamo, del ritorno, che ci sarà immediata, perché io credo che la gente appena sarà libera di poter girare tornerà a fare turismo. Ma quando? 2023? Perfetto. Nel 2023 ricomincio a fare cash flow. A quel punto però io quelli li devo anche mettere in condizione di investire di nuovo perché devono stare al passo con gli altri paesi europei che possono in ogni modo essere attrattivi. Ti faccio un altro esempio per farti capire. Il mondo del sistema fieristico internazionale. Salone del mobile. Io vengo da questa storia. Il Salone del mobile l'anno scorso non c'è stato. Quest'anno c'è settembre, mi auguro che ci sarà, che ci sia. Il Salone del mobile ha un introito di 2 miliardi. L'anno scorso non c'è stato, meno 2 miliardi, quest'anno se non c'è meno altri 2 miliardi. Ma oltre a questo vuol dire tutto quello che c'è collegato. Cioè, quindi io credo che è il sistema dell'export italiano genera 530 miliardi di esportazioni con un saldo positivo di 80 miliardi. Cioè 530 miliardi circa di esportazione con 80 miliardi di saldo positivo. Se io questi settori non ripartono velocemente, è logico che quel sistema debitorio, io devo pensare che sia un sistema di allungamento e lo devo tenere monitorato, perché c'è caso che oggi lo pensiamo a 15 anni, a 12 anni, a 10 anni, lo andremo a ragionare per settore. Noi abbiamo fatto una ricerca con un centro studio che abbiamo dato tutto il sistema finanziario e diciamo abbiamo lavorato molto bene con l'Associazione Bancaria Italiana perché diciamo interagire col sistema del mondo della finanza è per darci anche un'oggettività. Poi c'è caso che tra 3 anni dobbiamo tenerlo monitorato e cambiarlo ancora. Cioè oggi io credo che il vero tema è cominciare a capire che il problema non è più quello di cui se ne è parlato ad aprile del 2020. Aprile 2020 è stato fatto un decreto liquidità dove si parlano di 6 anni. Abbiamo fatto un altro anno, perché si pensava forse che dopo 3 mesi, 4, abbiamo trovato la soluzione. È passato un altro anno, Modena è rossa, quindi voglio dire... Io credo che i ragionamenti fatti è di tenere monitorato, di capire quali sono i settori che hanno più debolezza. Non si può lasciare indietro nessuno. Io non sono d'accordo sul fatto aziende zombie o non aziende zombie. Io credo che un albergo che abbia aperto 4 anni fa o 5 anni fa, che fa parte dei nostri imprenditori, che ha messo parte del suo, fatemi dire, patrimonio all'interno della costruzione di un fabbricato, perché ha creduto in una nuova società, oggi diciamo che quella è un'azienda zombie, quella non può essere un'azienda zombie, quella è un'azienda che purtroppo magari prima andava bene e oggi si trova a non riuscire a fare nessun tipo di ricavo perché oggi la gente non gira. Quindi stiamo attenti a fare questi discorsi, dobbiamo fare, fatemi dire, ragionamenti per settori e credo che stando sul settore, tenendolo monitorato, si possa fare, non perdere nessuno, che è l'obiettivo poi, diciamo, di quello che oggi penso che questo governo sia dato. Un tempo fare il commerciale era un bel mestiere, adesso sembra di capire che sia molto più complicata. Ma per lui che sta via 20 giorni in Centro America, magari no, però è dopo che deve tornare a casa, quindi stare 15 giorni in casa, questo è il problema.
Sollevavi prima il tema della riforma fiscale, ne approfitto per dire che il 19 di marzo in uno dei nostri dialoghi tratteremo proprio i temi della riforma fiscale, della transazione fiscale previdenziale, uno dei nuovi strumenti, insieme al direttore di Agenzia delle Entrate Ernesto Ruffini, quindi siamo sensibili anche noi al tema. Dottor Cerfogli, è collegato, è ancora collegato, posso richiamarlo? Sì, sono collegato. Perché ero curioso quando Emanuele Orsini faceva presente l'allungamento dei tempi di rientro del debito, aveva staccato il video e non ho potuto vedere la sua espressione, però immagino non fosse entusiasta. Immagino non fosse entusiasta. Anche voi avete, immagino, gli stessi dati che ci ha dato il vicepresidente Orsini. Siamo pronti a questo allungamento in alcuni settori da 2 a 11 anni dei debiti contratti? Allora, già pronti mi sembra eccessivamente ottimista. Diciamo che stiamo facendo valutazioni comunque molto serie e anche con grande disponibilità, perché i dati sono dati che sono veri, quindi occorrerà un po' capire. Ecco, sottolineo giustamente, come diceva il dottor Orsini nella parte finale, ovviamente sapendo fare distinzioni da settore a settore, perché è chiaro che ci sono settori in cui le impalcature proprio sono state messe a dura prova, e quindi qui non è un tema di ce la fa lui o non ce la fa lui, diventa un tema piuttosto generale di misure, diciamo, proprio strutturali rispetto al settore. Mentre in altre situazioni, ripeto, quando il settore non ha avuto contraccolpi così pesanti, ecco lì sarà invece, e confermo ancora, necessario capire, ecco, chi ce la può fare e chi non ce la può fare, perché evidentemente un sostegno che difficilmente potrà essere dato a tutti. Ecco, se mi posso permettere proprio un istante solo, sarò velocissimo, ecco, di portare invece a bordo qualcuno anche degli spunti, che sia il dottor Orsini, sia anche i precedenti relatori, quindi sia il professor Mora e un pochino anche l'onorevole Tinagli, hanno dato. Ecco, abbiamo parlato di mancata opportunità per le riforme, io sono perfettamente d'accordo. Ecco, se posso fare una sintesi estrema, ecco, per certi versi forse anche un po' violenta, ecco, io se voi mi chiedeste, ma scegli una parola sola che secondo te può essere determinante per il futuro, quella parola è fiducia. Noi non abbiamo tempo di aspettare così tanto rispetto un po' a studiare, guardare, capire, essere certi, perché occorre fare molto più in fretta, è chiaro, indovinando poi anche, e qui è la parte difficile, le soluzioni giuste. E qui occorre fiducia e semplificazione. Quindi non c'è ombra di dubbio che l'attuale struttura di norme, di leggi, è stata concepita per far sì che nessuno potesse, voglio dire, approfittarsene o fregare qualcun altro, e quindi ha creato centinaia di barriere prima di riuscire a fare qualcosa, con il paradosso poi, una volta che invece queste cose non sono rispettate, di metterci anni prima di sanzionare chi invece il furbo lo aveva fatto. Quindi io penso che sia assolutamente necessario, siano necessarie riforme che ripartono dal dare fiducia e si mettono poi nella condizione di poter punire e sanzionare velocemente chi di questa fiducia se ne approfitta, perché altrimenti diventa una sorta di labirinto infinito in cui prima di arrivare a fare passano gli anni, e prima di arrivare a prendere chi poi invece il furbo l'ha fatto, voglio dire, passano decenni. Quindi questo è un po' l'altro tema, ecco, su cui, ecco, poter costruire un futuro solido, anche questo c'è stato fatto un cenno, è l'opportunità di riuscire a portare finanziamento privato in forma di capitale. Ecco, giustamente, come diceva il dottor Orsini, proprio anche su forme comunque alternative al classico e solo finanziamento bancario. Allora, l'esperienza che è rimasta molto timida dei peer deve essere un'esperienza fortemente replicata, cioè con una sorta di chiamata alle armi del popolo italiano nel dire: dobbiamo aiutare il nostro sistema produttivo. E allora, con le prudenze del caso, con le selezioni del caso, con le professionalità che servono, bisogna mettere nelle condizioni il risparmiatore italiano di dire: guarda,
una parte, una percentuale anche piccola del tuo capitale deve andare a sostegno del sistema produttivo, quindi segmentato, molto differenziato, quindi tenendo bassissimi livelli di rischio complessivo, ma l'aiuto serve diretto. Ecco, non possiamo più solo pensare al finanziamento classico come unico elemento di sostegno. La ringrazio direttore. L'altro tema è qui, interviene appunto il mondo del diritto, quando si parla di un allungamento dei termini, dei tempi di rientro dei debiti. Professor Mora, sul tavolo si pone il tema delle rinegoziazioni, covenant bancari, lei cosa ne pensa? Ma noi da questo punto di vista, ripeto, proprio ai tavoli... Anche lei, anche, no, va benissimo, l'avevo rivolta al professor Mora, io cedo molto volentieri. Professore, chiedo scusa, sono sicuro che risponderà molto meglio di me. No. Allora, intanto tengo a precisare che il mio taglio non è molto tecnico, proprio perché immagino abbiamo un auditorio che magari si potrebbe annoiare sui i temi tipicamente giuridici. Allora, diciamo che lo strumento della rinegoziazione è uno strumento fondamentale in tutti gli ambiti contrattuali, cioè rivedere, modificare le condizioni contrattuali anziché far cadere il contratto a tempo è oggetto di studi privatistici e, diciamo, quando c'è l'impossibilità sopravvenuta della prestazione o l'eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione, uno dei rimedi, anziché quelli demolitori del contratto, è la rinegoziazione. Ora, evidentemente, in questo anno, in questi 365 giorni, lo strumento della rinegoziazione è tornato uno strumento di grande attualità. Abbiamo visto poi dirò un'altra cosa sul mondo bancario, ma in generale sui contratti di locazione, no? Sui contratti di locazione sono intervenuti anche, diciamo, gli strumenti normativi, ma la rinegoziazione ha avuto degli effetti sicuramente importanti. In generale, diciamo, si tratta di modificare non solo le clausole di durata, ma anche le clausole dei corrispettivi, sostanzialmente. E qui entriamo nel mondo dei covenants bancari, specialmente nei piani attestati, articolo 67 della legge fallimentare, eccetera. È capitato e capita ancora in questo periodo che, specialmente in certi settori, i covenant vengano sforati, cioè non ci siano, diciamo, non ci sia rispetto di quei covenants che consentivano, diciamo, che il piano attestato avesse la sua naturale esecuzione. Qui si tratta, appunto, in un sistema, diciamo, tutelante sia per la banca che per il debitore, di riprendere in mano questi contratti, perché sono tali, e di rinegoziare le condizioni, tenuto conto che ci sono alcuni settori dell'economia che hanno bisogno di una rinegoziazione molto più lunga. Poi, ripeto, la valutazione è più di politica generale, se decidere che alcune aziende devono fermarsi e altre proseguire. Tendenzialmente, se dovessero fermarsi le aziende, poi tutto il sistema implode, quindi bisognerà cercare di trovare degli strumenti appunto di sostegno alle imprese nell'ambito della rinegoziazione. I PIR li conosco bene, sono stati un po' forse snobbati dal sistema del wealth management, non sono stati poi così promossi, probabilmente altri prodotti erano più remunerativi e quindi probabilmente hanno avuto più, suscitato più interesse anche chi ha proposto i PIR. E qui torniamo al tema che avevamo affrontato prima, cioè l'ingresso nel capitale. I rafforzamenti patrimoniali possono avvenire, diciamo, dallo Stato, e come sappiamo Cassa Depositi entra con i patrimoni destinati in aziende che hanno un fatturato superiore a 50 milioni di euro, ma si possono trovare delle forme di equity che sono alternative a quelle bancarie, perché le banche
ovviamente non possono entrare nel capitale, quindi anche fondi di fondi, cioè trovare delle strutture finanziarie che possano consentire l'ingresso nel capitale e il rafforzamento patrimoniale. Senza le imprese la nostra economia è un'economia che è destinata a crollare, e quindi dovremo trovare delle modalità di rinegoziazione del debito, di ingresso nel capitale e anche di exit, perché come dicevo, l'uscita da questi provvedimenti temporanei, l'uscita dal capitale non è disciplinata, quindi non è disciplinato il regresso e non è disciplinato l'uscita. Qual è l'uscita? La borsa, un riacquisto da parte dell'imprenditore del capitale che è stato inserito, una vendita del 100%, queste, diciamo, clausole che sono tipiche dei fondi di private equity dovrebbero essere in qualche modo ampliate anche all'ingresso nel capitale nelle società. Quindi, adesso non voglio andare oltre, io penso che ci siano state numerose opportunità di rinegoziazione temporanee, ma come diceva appunto il dottor Cerfogli, sono stati provvedimenti per guadagnare tempo, per buttare la palla lunga, come si dice con un gergo calcistico. Adesso poi però i nodi vengono al pettine. Dobbiamo fare delle riforme strutturali. Quindi da un lato c'è tutto il tema dell'epidemia e subiamo ovviamente, per quanto non possiamo dominarlo, però è in questo momento possiamo sfruttare il tempo per riformare pubblica amministrazione, fisco e giustizia, che sono i tre grandi problemi del nostro paese. Siamo un paese arretrato da certo punto di vista, per altre cose siamo ai vertici europei e mondiali, per altri siamo un paese arretrato. Dobbiamo riallinearci dal punto di vista proprio strutturale e delle riforme. Io, questo è il mio appello che posso fare. Io mi occupo di giustizia e vedo che effettivamente ci sono dei problemi enormi, ma anche negli altri settori, fisco e pubblica amministrazione, siamo ancora molto. Professore, lei capirà che io condivido ovviamente tutto quello che dice. Sentire parlare nel nostro paese di riforma di pubblica amministrazione, fisco e giustizia è un qualche come esigenza immediata, e sono i problemi che noi ci portiamo avanti, non dico dall'Unità d'Italia in avanti, ma è vero, più o meno. Abbiamo un governo oggi cosiddetto quasi di unità nazionale, quindi se non si fa ora, dove anche le opposizioni hanno deposto le armi, a parte alcuni, diciamo, se non si fa ora una riforma costituzionale non la facciamo mai più, e questo è il momento. Nei momenti di crisi bisogna sfruttare la crisi per uscirne in maniera, come abbiamo visto, digitale. Ci sono delle linee guida che abbiamo forse in qualche modo anche subito dall'Unione Europea, perché l'indirizzo è quello. Benissimo, allineiamoci, ma poi arriviamo all'uscita da questa crisi anche con le riforme fatte. Quindi lei intravede almeno una visione non troppo frammentaria di come queste risorse dovrebbero essere messe in campo? Perché questo è... No, ma certo. Allora, adesso questo è il tema delle risorse ulteriore ancora. Io... Non delle risorse, forse non mi sono... Dicevo, lei di almeno... giuridico, ecco, io mi sono preparato questo nostro dialogo stampando 27 pagine di provvedimenti emergenziali, no, dal sito della Camera dei Deputati. Un lavoro fatto benissimo, infatti mi è servito anche per riprendere tutti, alcuni mi erano anche sfuggiti. Però questa è una legislazione emergenziale, non è che ce la possiamo trascinare per i prossimi 2 o 3 anni. Bisogna sistemare. Quindi già, e appunto poi il giurista, come dicevo in premessa, è quello che poi esamina, propone l'interpretazione delle leggi. Oggi siamo in una situazione emergenziale e va bene così, però per il futuro bisognerà dare una sistemazione anche a queste norme. Punto uno. Queste norme si devono in qualche modo assestare in un sistema giuridico, e non solo giuridico, nuovo. Dobbiamo fare questo sforzo. Il codice della crisi d'impresa è un codice che non è ancora entrato in vigore, che prevede, adesso non è che possiamo parlarne, però un ingresso anticipato nelle imprese da parte di un soggetto nominato, cioè una cosa veramente per certi versi assurda,
E quindi bisogna avere anche il coraggio di dire che è stato un esperimento, un tentativo che poteva andare bene per altri tempi, adesso ci vuole una cosa molto più snella, molto più veloce, con delle risposte. La stessa pubblicizzazione del concordato preventivo, che era uno strumento privatistico che poteva consentire in velocità di superare la crisi, adesso è molto appesantito, tempi biblici per ottenere, insomma, anche la crisi di impresa necessita di una accelerazione nella soluzione e nelle risposte, e che io non vedo in questo momento. Quindi sistemazione delle norme, riordino e riforme. Ripeto, io sono ottimista, cioè io penso che in questo momento le riforme si possano fare, e abbiamo un Presidente del Consiglio che è in grado di farle. Aveva fatto anche la famosa legge Draghi, che è una legge che ancora oggi ha avuto un grande successo dal punto di vista normativo, secondo me potrebbe fare veramente tante cose, ce lo auguriamo. Senza ombra di dubbio, in effetti verrebbe quasi da dire ora o mai più, effettivamente forse molte altre occasioni per riuscire a riformare quei tre settori che poi sono universalmente indicati come i settori da riformare. Occasione migliore di questa probabilmente è difficile individuarla. Io chiedo ai nostri ospiti, al dottor Cerfoglio, al dottor Orsini, non so se vogliono intervenire, siamo quasi arrivati alla conclusione di questo incontro. Mi pare che gli interventi di tutti siano andati più o meno nella stessa direzione, cioè nel fare presente che il nostro tessuto sociale è intervenuto a tutti i livelli, a livello imprenditoriale, a livello bancario, come ha potuto, per cercare di fare da diga, per arginare l'ondata che l'ha travolta. Però si tratta di una resistenza che in linea di principio non potrà andare avanti a lungo senza un intervento che ci si auspica possa venire dal recovery plan, piuttosto che da una serie di riforme che consentano di non disperdere i benefici che anche dal recovery plan dovessero venire, quindi di riforme che dal punto di vista istituzionale rendano il nostro paese più moderno e più in grado di andare avanti, più facilmente in grado di andare avanti. Non so se volete intervenire aggiungendo qualche cosa rispetto a quanto ci siamo detti finora. Per quanto mi riguarda, mi riconosco perfettamente nella sintesi che ha appena fatto. La ringrazio. Vittorio, è importante fare cose semplici, cioè nel senso, perché come ti dicevo prima, il vero tema lato impresa, i nostri responsabili di finanza all'interno delle imprese hanno bisogno di formazione, e non sarà così veloce farla, cioè questa è una cosa che dobbiamo prendere atto, e sicuramente fa parte una delle colpe per poter passare, come diceva prima Pierpio, da essere bancocentrici a utilizzare nuovi strumenti di finanza alternativa. È logico che serve cultura, e per avere cultura è logico che serve tempo e spazio, e sappiamo benissimo tutti che in un momento come questo di affanno purtroppo la formazione è quella forse tenuta per ultima, in modo sbagliato. Vince, credo che la formazione finanziaria a livello di impresa sarà necessaria e sarà fondamentale, perché quella, come dici tu, io credo che siano le tre grandi riforme. Poi, facendo una battuta, noi passeremo questo governo, insomma, abbiamo chi ha sostenuto la flat tax e l'altra parte chi ha sostenuto, diciamo, i 5 punti, cioè la parte, diciamo, la Lega con la flat tax, l'altra parte il Partito Democratico e 5 Stelle, dove hanno sostenuto totalmente la progressività in modo diverso. Cioè, quindi io spero che Draghi, perché poi Draghi è logico che suona un'orchestra, che è quella che è, cioè, insomma, dire che giustamente deve trovare il modo di far sì che l'unità nazionale, come diceva prima il professor Moro, possa in ogni modo riuscire a suonare un qualcosa che funzioni. Me lo auguro, perché onestamente c'è la professionalità e la vita di tanti italiani, perché poi alla fine la verità è che qui è il lavoro è la dignità, e quindi credo che prima riusciamo a uscire
da questa situazione, però da questa situazione, ripeto, ci si esce sempre se il piano vaccinale è un piano vaccinale che sia veramente concreto e attuato in pochissimi mesi, perché sennò diventa complicato. Poi idee per il piano noi ne abbiamo tante, ne abbiamo già date tre concrete, una sul, per quanto riguarda il green, una sulla parte, diciamo, della logistica marittima. Insomma, abbiamo dato veramente un po' di spunti costruiti, però oggi serve mettere a terra, come dicevi tu, le tre riforme. Credo che quella della giustizia purtroppo sia quella più politica e sarà per ultimo, e purtroppo un altro tema, mi auguro che questo governo non superi ecco, diciamo così, l'anno, che non sia solo un governo per arrivare alla nomina del Presidente della Repubblica, perché è logico che dietro a tutto quello che facciamo noi c'è un lavoro fatto con i sottosegretari attuali, con i viceministri attuali, e ogni volta ricominciare da capo. Non è anche possibile che questo paese debba avere un governo che cambia ogni anno, perché questo ormai è la forma, e voi sapete benissimo che se non si costruiscono relazioni di fiducia e di rapporto non si può crescere. Quindi io mi auguro che ci sia della stabilità, perché senza stabilità sarà veramente complicato riuscire a portare a termine gli obiettivi che ci siamo dati. Perfetto, perfetto. Emanuele, ti ringrazio moltissimo, così come ringrazio ancora davvero tutti voi, tutti i relatori di oggi, tutti gli ospiti di giornata. Non vi trattengo oltre, e nell'augurarvi buona prosecuzione di giornata e buon lavoro. Davvero mi auguro anch'io che le tre riforme di cui abbiamo parlato tutti quanti ripetutamente sia la volta buona per riuscire a metterle in campo. Buon pomeriggio, buon lavoro. Grazie a tutti. Arrivederci a tutti. Grazie, arrivederci, grazie mille. Arrivederci.